Ciao a tutti e bentornati nello spazio Pillole anni 90-2000. Oggi vi parlerò della vera radio DJ, ovvero quella fino ai primi anni 2000, diciamo fino al 2004. E allora siete pronti? Vai con le pillole anni 90-2000. Bene, come sempre non vi parlerò di tutta la storia della radio, vi racconto soltanto alcuni programmi, quelli che diciamo hanno fatto la storia di Radio DJ e se vogliamo erano un po' i programmi di punta più ascoltati e più seguiti anche dai giovani all'interno di Radio DJ. Il primo programma che vi voglio citare è sicuramente il programma più famoso, il DJ Time. Il DJ Time negli anni 90 e 2000 era condotto ovviamente da Albertino, ma poi come DJ c'erano anche Fargetta, Molella, Prezioso e anche DJ Giuseppe. C'erano gli spazi mixati sia da Molella con il Megamix sia da Prezioso con il Disco Prezioso, e poi c'erano ovviamente i jingle che venivano messi, cioè all'interno degli spazi mixati con la Jingle Machine e via di seguito. Era un programma anche di intrattenimento, quindi oltre a trasmettere le hit del momento, chiaramente c'erano anche degli spazi di intrattenimento, per esempio c'erano i giochi a casa, visto che comunque era in diretta, quindi le telefonate con gli ascoltatori. Poi per esempio c'erano anche altri spazi divertenti, come per esempio il Radio Cassadritta, che era fatto in realtà da Prezioso ed era questa stazione radiofonica sulla frequenza 108,7 e 88,6 nel weekend, e che in pratica altro non era che Prezioso, che diceva di essere Massimo El Gladiatore, il DJ vestito da antico romano con la console a forma di biga, e andava un po' a perculare quella che era Radio DJ. Insomma, erano quindi momenti anche divertenti che c'erano all'interno del DJ Time. Ma invece il sabato c'era la classifica, che era chiaramente la DJ Parade, ovvero le 20 canzoni più ballate della settimana. Poi un altro programma invece che vi vorrei citare è il Molly for DJ, che era condotto da Molella, e poi in regia invece c'era Tony H, e la voce dei jingle era di Lady Elena e di Lucone. Lucone era quello che era dei Z100, che aveva fatto anche la canzone Arriva arriva quello che deve arrivare, non ti preoccupare, non ti preoccupare, che se non ricordo male era del 1995. Infatti comunque il Molly for DJ c'è stato tra il 1995 e il 1996. Trasmetteva principalmente musica hardcore macchina, oppure poi c'era molta progressive e anche la hard trance. Insomma, era un programma molto innovativo, molto particolare, e che iniziava sempre con un disco macchina, che era la proposta appunto della settimana. Il programma durava 20 minuti, era le 16:35 del pomeriggio. Infatti c'era anche la storica sigla, che sicuramente chi lo ascoltava si ricorderà, che era prendi questo treno alle 4:36, prendi questo treno, c'è Molly for DJ, è un treno in progressione che passa 1000 all'ora, si chiama M4 adrenalina pura. E poi c'era per esempio anche sempre nel Molly for DJ la nonna progressiva, non so quanti di voi se la ricordano, quella sono la nonna progressive macchina, tonto 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 tonto. Quindi insomma questo era un po' il Molly for DJ, che poi arrivò invece a chiudere sulla fine del 1996, dopo che nell'autunno del 1996 era spostato come fascia oraria alle 15:20 del pomeriggio, quindi all'interno del DJ Time. Ma a proposito di Tony H e Lady Elena, avevano anche un loro programma su Radio DJ, che era il sabato sera, ovvero il From Disco to Disco, che in pratica era un po' soprattutto musica techno e trance e progressive, e poi anche hardcore, perché verso la fine degli anni 90, intorno al 1999, mi ricordo che verso fine puntata c'era spesso anche qualche pezzo hardcore. Un altro programma invece che vi vorrei citare è quello che c'era nell'estate 2004, ovvero il Casa de Mallorca con Gabry Ponte e Prezioso, e che principalmente loro mettevano i loro remix, i loro brani inediti che magari uscivano qualche mese dopo. Loro dicevano di essere in diretta da Mallorca, non si sa se sia vero oppure no, secondo me erano in studio, però vabbè, comunque insomma, questa era un po' la Radio DJ, quella vera. Perché dico vera? Perché dopo, a partire dall'autunno 2004, chiaramente Radio DJ non era più quella di prima, perché non c'era più il DJ Time, non c'era più la DJ Parade, quindi non c'era più anche la musica dance, e a quel punto allora Radio DJ è diventata un po' più una radio di intrattenimento, più che una radio che appunto trasmetteva musica e una radio quindi di riferimento per i DJ e per molti giovani, come lo è stato appunto fino al 2004. Bene ragazzi, questa era la Radio DJ raccontata da me. Se avete voi dei vostri ricordi legati a Radio DJ, scrivetemelo nei commenti, perché eventualmente, come ben sapete ormai, farò poi una seconda parte in cui riporterò quello che mi avete scritto voi nei commenti. Quindi ci vediamo mercoledì prossimo, sempre con lo spazio Pillole anni 90-2000, in cui vi racconterò invece a richiesta
di Radio Studio Più. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e ci vediamo prossimamente, perché venerdì ci sarà il Dance Now, che sono 5 canzoni dance nuove mixate, anche se in realtà le vedrete video mixate, e poi invece lunedì con le argomentazioni sulla musica del momento. Alla prossima, ciao! We'll be right back.